Lì davanti, a poche miglia, c'è la terra, il porto sicuro. Dietro però, in furia minacciosa, la tempesta. Non è tempo di tirare remo in barca, è necessario raccogliere la concentrazione, perfezionare i dettagli, dispiegare le vele per spingere più forte e tirarsi fuori dai pericoli. È il giorno di Pievese Marra San Feliciano, è il 28esimo episodio di questo campionato, di questa corsa salvezza che sembra non finire mai. Servono punti per non alimentare il vento di burrasca. Mister Moscatello si mette con il 4-4-2, schiera Cuomo in porta, Parretti, Fanfano, Saravalle e Sorrentino in difesa, Morganti, Bonomini, Montagnoli, Dongarra in mediana, Ballone e Fiorin di due d'attacco. Fuscagni risponde con il 4-3-2-1, Cocchini in porta, Santini, Bagianti, Ragni e Velez Masias a formare la retroguardia, Mezzasoma, Miccio e Turriziani a centrocampo, Piccioli e Ardone ad accompagnare Menichini lì davanti. Il tempo di reazione migliore è al biceleste, al nono il roraccio della retroguardia ospite, la palla arriva nei piedi di Ballone che però scarica sull'esterno della rete. Al minuto 17 ancora locali, azione che si sviluppa sulla destra, Morganti arriva al cross e trova l'inserimento di Longarra centro area, destro a lato. Al trentesimo si fanno vedere anche gli ospiti, ci prova a mezza soma da distanza importante, palla a lato alla destra di Cuomo. Passano tre giri di lancette e Fiorindi prova a mettersi in proprio, a fondo sulla tre quarti, ma tiro veramente troppo debole per inserire Cocchini. Al quarantesimo ci prova anche Montagnoli dalla distanza, la palla si spinge al lato, si va a riposo così sul risultato di 0-0, ma nemmeno il tempo di ricominciare che Menichini porta avanti i suoi. L'eterno 9 giallo-rosso lavora palla al limite dell'area, scavalca Fanfano con un sombrero e fulmina Cuomo, Marra in vantaggio dopo 120 secondi scarsi. L'albiceleste allora si mette a testa bassa e perviene subito al pari, azione insistita e palla recuperata da Fiorindi che si vede respingere il destro da Cocchini. Sulla seconda chance il più lesto è però Montagnoli che non può proprio sbagliare, dopo 5 minuti di secondo tempo è già 1-1, la partita sembra stapparsi. Al decimo punizione di Miccio, Cuomo si protende e devia in corner. Un minuto dopo Ballone protegge bene palla in aria e scarica per Bonomini, il destro però è scarabocchiato e finisce sul fondo. Il caldo e i punti in palio iniziano ad appesantire gambe e idee e così si arriva al 26esimo quando Menichini è rimpallato su calcio da fermo. Sulla respinta Miccio trova la pronta risposta di Cuomo in corner. È praticamente l'ultima occasione degna di nota perché l'albiceleste si prova ma sbatte in modo confusionario sul muro giallo-rosso. Tra gli altri campi arrivano notizie poco confortanti. Marra, ma soprattutto Pievese, si avvelenano in finale di stagione. Allora, siamo qui con mister Nicola Moscatello della Pievese. È arrivato un pareggio con il Marra 1-1. Forse però i risultati che arrivano agli altri campi non lasciano tranquilli. Come accogli questo punto? Cioè, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Vedendo i risultati degli altri campi sicuramente è mezzo vuoto perché è un punto che non ci permette di mantenere la distanza dalle squadre sotto e in campo fondamentalmente il risultato è stato giusto. Il primo tempo potevamo e dovevamo sfruttare meglio certe occasioni che ci sono capitate, poi sull'ingenuità siamo andati in svantaggio, abbiamo avuto il merito di recuperarla subito, però alla fine diciamo complice il caldo e un po' anche diciamo, la pesantezza dei punti in palio ci hanno impedito di andare a completare la rimonta, però dobbiamo andare avanti e metterci ancora di più domenica prossima perché a questo punto sono punti fondamentali, ancora di più. Siamo qui con mister Simone Fuscagni del Marra San Feliciano, è arrivato un pareggio, forse all'inizio della partita poteva anche essere un risultato da accogliere con favore, però i risultati degli altri campi un pochino avveleneranno il finale. Lei come prende questo pari? Il bicchiere può essere considerato mezzo pieno? Sì, comunque anche dopo aver sentito i risultati degli altri campi, alla fine per noi è un risultato positivo. Venire a giocare qua e non perdere punti era difficile, soprattutto a fine stagione quando i punti in palio sono pesanti. Purtroppo dagli altri campi sono arrivate notizie non buone a fine partita, però considerando che mancano due partite, siamo 3 punti di vantaggio, chi sta sopra, come diciamo pochi giorni fa in trasmissione, chi sta sopra c'è sempre in vantaggio e chi sta sopra deve rincorrere, quindi è un punto positivo anche questo di domenica, di questa partita, e diamo continuità a una serie di risultati buoni e ci prepariamo per il finale della stagione per cercare di centrare la salvezza già la domenica prossima. Grazie mille, mister. Grazie. Bocca al lupo.